Salve, a 5 giorni da Natale 2022, nell'attesa di poter trovare le resistenze elettriche per far diventare questo pannello in basso rilievo un pannello radiante, ispirato da un video che ha fatto un tedesco che ha postato su YouTube l'orto di Ogigia, che ho trovato molto interessante come informazione, ma piuttosto scarno di informazioni per poter essere in grado di realizzarlo anche personalmente. Nei link del video che l'orto di Ogigia ha pubblicato, che ha tantissime visite, e sono contento perché è un video che merita, al contatto che ha offerto di chiedere direttamente al tedesco Albert, non ho avuto risposta, e scorrendo sui commenti tanta altra gente non ha mai avuto risposta né per l'acquisto dei pannelli né per altre cose. Lui ha dato qualche piccola risposta, però sempre abbastanza sul vago, per cui siccome non è obbligato a dare informazioni, io mi appello a chi ha qualche esperienza sul campo dell'elettricità per poter avere delle informazioni che mi permettono di rintracciare i venditori di queste resistenze, perché il pannello che ho comprato ha una potenza di 600 watt e vorrei che avesse l'equivalente anche questo pannello. Io ho comprato... Questo è il pannello radiante che ho comprato, che adesso è caldo, ma se ci tieni la mano sopra ti scotti. Mentre il pannello radiante che voglio fare io dai basso rilievi dovrà essere gradevole. Comunque, nell'attesa di poter risalire al materiale che mi serve per cominciare a realizzare l'arte utile, cioè che oltre all'utilità del messaggio simbolico che l'arte ha sempre avuto in sé, che possa avere anche una utilità pratica, come ad esempio un pannello riscaldante che va ad elettricità, e siccome nella mia intenzione c'è quella di poter arrivare all'autosufficienza energetica per non essere ricattato da chi ti vuole vendere quello che la natura ti dà gratuitamente, successivamente anche solo con un pannello fotovoltaico o una pala eolica o l'insieme delle due cose, questi pannelli possono riscaldare in maniera gratuita. Già il pannello radiante ha una, da quello che ho potuto leggere, ha un consumo molto economico a differenza delle classiche stufe elettriche. E in più il calore che lui immagazzina scaldandosi, quando lo spegni, continua a rilasciarlo nell'ambiente per una o due ore. E sono infrarossi. È un calore morbido che ti penetra per 6-7 cm e fa anche molto bene alla salute. Comunque, nell'attesa di avere questi materiali, comincio a spiegare la simbologia di questo pannello. Utilizzerò le immagini originali di Michelangelo, con immagini anche dei miei bassorilievi, e voglio iniziare dicendo che Michelangelo, a differenza degli altri artisti del suo tempo che si formavano nelle botteghe artigiane, non mi ricordo più cosa volevo dire, volevo dire che Michelangelo, a differenza appunto di tutti gli artisti che erano entrati in bottega, a un certo punto ha avuto la grande fortuna di entrare sotto l'ala protettiva di Lorenzo dei Medici, che aveva creato la prima accademia, no? Diciamo, nel mondo conosciuto, diciamo, dalla storia che ci tramanda la cultura da diversi secoli. E nella scuola che lui aveva fatto, l'accademia che aveva fatto, oltre che insegnare e dare la possibilità agli artisti di manifestarsi nella pittura, nella scultura, nell'oreficeria, in tutti quei mestieri che fanno parte dell'artigianato, della storia dell'arte, aveva anche la possibilità di conoscere dei
pensatori, dei conoscitori della cultura simbolica dell'antichità che lo hanno formato. E unendo questa mia conoscenza con quello che ho visto in questo pannello, in questo dipinto, mi sono accorto che Michelangelo conosceva molto bene la simbologia e l'ha messa giù in un modo che apparentemente lo ha messo al riparo da dei guai, però agli occhi di chi è in grado di conoscere, di poter leggere quello che lui ha voluto dire. Qual è la prima cosa che mi ha colpito di questa simbologia che Michelangelo ha messo specialmente, adesso sto parlando del peccato originale, la cacciata del paradiso terrestre? È stato il serpente, ma non l'ho scoperto subito dalle prime volte che l'ho visto e ho tentato di copiarlo, perché io mi sono copiata tutta la Cappella Sistina. Nonostante io avessi già copiato questa immagine del peccato originale, non mi ero mai accorto della simbologia che c'è nel serpente attorcigliato nell'albero della conoscenza o l'albero della vita, dipende da come lo si vuole leggere. Quando è che me ne sono accorto? Me ne sono accorto quando ho fatto il bassorilievo in Dash nel 1990. Nel seguire le linee del serpente che girava intorno all'albero, vedevo che non mi ritornavano, immaginando come girava dietro nella parte del tronco che tu non vedi, no? Ma che devi solo immaginare. Perché il serpente inizia con la coda, no? Con la coda viene su e comincia a girare intorno al tronco dell'albero. Per cui uno pensa, e io ero uno di quelli che pensava, nonostante lo stessi copiando, che questo serpente attorcigliato intorno al tronco dell'albero era lo stesso corpo del serpente che finiva nella figura della donna che offre il fico, perché è un albero di fichi quello che si vede, offre il fico alla donna, a Eva, per poter commettere questo famoso peccato originale. Però la cosa che non mi tornava naturale è evidente specialmente nella parte in alto, perché se questa gamba qui è la gamba, questo corpo del serpente finisce nella gamba della donna angelo, che poi qualcuno vede anche nella figura della Lilith della tradizione ebraica, si vede comunque che il corpo del serpente continua oltre, per cui ti accorgi che non può essere prima di tutto l'altra gamba, perché va a finire molto in alto, e poi mi sono accorto che proseguendo con la linea diventa esattamente l'angelo che caccia i due poveri sventurati, Adamo ed Eva, dal paradiso. E la cosa, quando me ne sono accorto, mi ha colpito perché mi ha fatto venire in mente una volta una frase dello scrittore Khalil Gibran, che in un libro, non mi ricordo quale fosse, La spuma del mare, ha scritto che le radici del bene e del male sono intrecciate insieme, non puoi dividerle, ed è esattamente la simbologia che esprime questo serpente attorcigliato intorno all'albero, perché da una parte c'è il serpente, diciamo, che simboleggia il male, e dall'altra parte c'è l'angelo che simboleggia il bene, ed entrambi fanno parte dell'unico corpo che parte dalla coda del serpente come una cosa unica intorno all'albero della conoscenza o della vita, si attorciglia e ti crea questa dualità che nella vita di ogni essere umano nessuno può sfuggire, cioè tu sei costretto a muoverti sempre fra queste due
simbologie fra questi due valori, il bene e il male, e le cose sono intrecciate. Non potrai mai separarle, non potrai mai dire io voglio commettere solo il bene o voglio commettere solo il male, perché sono entrambe intrecciate. E la simbologia che lui ha espresso nell'albero si capisce benissimo. Ma è una cosa che non nessun critico, nessuna spiegazione che io abbia visto finora nei video ha mai visto. Io stesso me ne sono accorto perché ho dovuto metterlo in basso rilievo, perché immaginando come girava il corpo dietro l'albero mi ero accorto che c'era qualcosa che non tornava. Guardando altre simbologie, no? La scena dove si vede Eva inginocchiata di fronte al sesso di Adamo, con la faccia rivolta verso il serpente che gli sta dando il ficco. Michelangelo, la Santa Inquisizione è responsabile nei confronti del Papa del contenuto religioso degli affreschi. Non ci siamo scordati i guai con l'affresco del Paradiso, dove Eva punta con il naso i coglioni di Adamo. Ancora adesso non posso alzare lo sguardo al soffitto. Facci strada. Ma non è male. Eppure al Papa era piaciuto. Allora vuol dire che lui di me si fida e l'Inquisizione no. L'Inquisizione non si fida di nessuno e proprio per questo ci chiamano Domenicani. Dominicanas. Dominicanie. Si intuisse che lì c'era un aspetto ludico del sesso. Non stavano facendo, diciamo, un'esperienza di sesso per procreare dei figli, per cui utili alla vita, come la religione cattolica ha cercato di passare come messaggio, tipo il sesso è una cosa brutta, non la devi praticare, eccetto se tu devi procreare un'altra vita per cui mandare avanti la specie. Mi ricordo che c'era una diceria, no? Che sulle donne pie che si dovevano accoppiare con i propri mariti, quelle molto devote, sulla camicia della notte c'era una scritta che diceva non lo fo per piacere mio, ma lo fo per piacere Dio. E questo messaggio, e i cani che abbaiano lo sottolineano, questo messaggio è un messaggio che dice che il sesso è una cosa brutta, che tu non devi assolutamente fare. Mentre la simbologia di Michelangelo, quando loro erano ancora senza peccato e non avevano nessun tipo di vergogna, lo facevano anche a livello ludico. Io ho fatto anche un'animazione, adesso non so se riesco a ritrovarla, dove giro la faccia di Eva, della donna, rivolta verso il pene o il fallo o il cazzo di Adamo. Proprio come giochino, no? E in effetti il simbolo della sessualità che deve essere celata, deve essere censurata, la vediamo anche nei crocifissi. Tutti i crocifissi che ci sono, in tutte le chiese, in tutte anche le botteghe di articoli da regalo religiosi, il sesso del Cristo è coperto da un perizoma. Solo Michelangelo fece un crocifisso giovanile di un Cristo proprio con il sesso scoperto, piccolino, con il sesso scoperto. Non so, probabilmente già aveva cominciato ad avere certe informazioni, perché si sa nella cultura che la crocifissione che facevano sugli esseri umani per offenderli proprio più profondamente, li crocifiggevano nudi, in modo da schernirli proprio anche nell'animo, no? E invece il Cristo è stato, come simbolo, è stato censurato perché tu non devi guardare la sessualità. Perché la sessualità è quella cosa che ti mette in contatto con il divino che è dentro di te. Non per nulla in passato le culture che ci hanno fatto crescere fino adesso, la cultura di Dioniso, per parlare della nostra, ma anche tutte le altre culture, il fallo, quello egiziano, quello indù, il fallo è sempre stato presente come simbolo. Le processioni che si fanno tuttora in Italia
con le Madonne, i Santi che vengono portati in processione, con le candele, con le canzoni. In origine era il carro delle falloforie con sopra il simbolo del fallo di Dioniso. Poi, col tempo, le religioni hanno fatto un po' tutto il lavoro che ognuno aveva intenzione di fare per manipolare i credenti, fino ad arrivare alla religione cattolica che proprio ci ha messo una pietra tombale sopra. Tornando un attimo alla simbologia del peccato originale cacciata dal paradiso, notiamo che l'angelo, quando caccia Adamo ed Eva dal paradiso, con la spada lo colpisce qui, nella nuca, all'altezza della ghiandola pineale, che si dice che è al centro del nostro cranio. La ghiandola pineale è una ghiandola molto importante, piccolissima come una ghianda. Come una ghianda. Piccola, 2-3 mm. Dicono tra la pigna e la ghianda. Io le faccio entrambe da anni, sia la pigna che la ghianda. E non l'ho mai fatta sapendo che cos'erano. Le ho fatte perché qualcosa dentro di me era attirato da quelle forme. Poi col tempo è arrivata l'informazione che metto. Questo è un simbolo molto importante. È il simbolo della ghiandola pineale. La ghiandola pineale è considerata quel mezzo che ci mette in contatto col cosmo. Scientificamente lo hanno anche scoperto. Addirittura dicono in contatto col divino. E questa ghiandola pineale adesso è molto depotenziata, è calcificata, è quasi distrutta. E se viene messa in condizione di non essere rigenerata, la gente si ammala. Chi ha invece la ghiandola pineale attiva ha un livello di coscienza, di consapevolezza maggiore alla media. Questa è una scoperta che ho fatto 2 o 3 giorni fa e mi sono detto, ah, forse è per questo che io riesco a capire, ad afferrare, a comprendere delle cose con più facilità a differenza di altre persone. Non è un fatto di intelligenza, è un fatto di percezione. Percepisco delle informazioni che poi successivamente, razionalmente, trovano una spiegazione, prima di tutto per me e poi anche per gli altri. Però io fin da ragazzo reagivo naturalmente a delle cose che vedevo che la maggioranza delle persone non gli davano peso, non li notavano nemmeno. Per cui, tornando alla simbologia, perché io mi dilungo molto nelle chiacchiere, tornando alla simbologia del peccato originale, si vede che le persone, quando non avevano il peccato in testa, con tutto quel senso di colpa, con tutta quella sporcizia, si comportavano in maniera libera, non avevano vergogna delle loro nudità e soprattutto non avevano vergogna di giocare con il sesso a livello ludico, oltre che poter anche essere una pratica per continuare la specie molto divertente, se fatta con armonia, con rilassatezza, con quella pace che ha origine nella vita di ogni essere umano. Per cui con l'intervento del diavolo e dell'angelo, che non è un errore, è una cosa secondo me, ma poi neanche secondo me, è un dato di fatto, è una cosa che il creatore ha voluto. Quando io essere umano vengo portato a iniziare una vita in questo mondo terreno che ha un inizio e una fine, per cui è un'illusione, che l'illusione duri un secondo o che duri 2 miliardi di anni, è una cosa che appare e scompare. Mentre la realtà, appunto perché è reale, è sempre esistita. E quando io essere umano, con quella parte reale di me, vengo messo momentaneamente dentro a una macchina corpo favolosa, sulla Terra, a sperimentare la vita, le parentesi del bene e del male giocano affinché io faccia delle esperienze. Vengo in questo mondo puro, infatti i bambini li guardi, sono in grado di fa sorridere, toccare l'animo delle persone,
semplicemente essendo se stesse, perché sono nel ricordo di quella matrice vera, pura, che è la vita che ci sostiene e che ci dà il respiro. Che poi piano piano col tempo, diciamo fino ai 10 anni abbiamo un bonus, poi cominciamo a perdere quella spontaneità e diventiamo sempre di più brutti, pieni di concetti, pieni di cose che ci allontanano dalla perfezione. E in effetti la cacciata dal paradiso, simboleggiata dalla spada che colpendoti la ghiandola pineale ti sconnette dal divino, tu perdi quell'esperienza. Ma il gioco qual è? È che è vero che poi crescendo tu in un attimo perdi quell'esperienza di contatto con il divino, ma siccome è una cosa illusoria, tu in un attimo la puoi ritrovare, quel contatto, non mentale, quel contatto di esperienza, di vicinanza, perché conoscenza non significa tenere memoria dei concetti, conoscenza significa vivere con un'esperienza. Io, per fare un esempio molto semplice, non credo di avere un fratello che si chiama Maurizio, io so di avere un fratello che si chiama Maurizio e delle sorelle, una si chiama Giuliana, detta Giulia, un'altra si chiama Patrizia, detta Patti, e un'altra si chiama Adriana, detta Adri. Io non ho bisogno di credere che loro sono miei fratelli e sorelle, io lo so. E perché lo so? Perché ci ho vissuto con loro. Ho passato del tempo, ho riso, ho pianto, mi sono incazzato, ho compreso i momenti che fanno parte di una vita. Per cui il divino, la religione, ti frega quando ti mette nel credo, devi credere. Beati coloro che crederanno senza avere visto, hanno detto addirittura, no? Ma quel credo lì è un credo che in realtà non ti fa frequentare, non ti fa stare, vivere, crescere con quel divino che è dentro di te, che non può andarsene, è dentro di te. Se il divino non fosse dentro di me, io non potrei esistere. Lui mi dà il respiro, uno dopo l'altro, fondamentale per poter fare poi tutte le esperienze che farò, che ho fatto e faccio in questo momento, in questa mia vita, in questo mio eterno presente. Per cui, cercando di chiudere un po' la situazione, il simbolo base del dipinto che Michelangelo ha messo nella Cappella Sistina significa questo: le radici del bene e del male sono intrecciate, non puoi dividerle, ed entrambe giocano a favore del senso della tua vita su questo mondo, dove tu vieni proiettato per fare esperienze, e le esperienze sono: vengo in questo mondo pulito, perdo quella pulizia, ammacco la carrozzeria della mia macchina, ma posso poi ritornare ad un livello di purezza iniziale, con in più la consapevolezza, perché da bambino sei veramente te stesso, sei bello eccetera, ma non ne hai consapevolezza. Da adulto, quando hai perso quella consapevolezza per questo gioco divino, ma quella sete che è dentro di te, che non si esprime neanche a parole, ma è un muggito di io voglio stare bene, voglio quella compagnia della pace, che non è un desiderio, non è un lusso, è una necessità. Quando io ho sete, che non bevo da tanto tempo, non è un lusso, non è un desiderio voler bere, è una necessità. E la pace è la stessa cosa. E lo scopo della vita è venire in questo mondo in pace, piano piano la perdi e piano piano la ritrovi. Questo dà senso a una vita intera. Ed è un gioco che ognuno di noi fa con il divino. E il divino la fa molto semplice, perché fin dall'inizio, io non lo sapevo, ma l'ho scoperto per mia fortuna, c'è sempre stato un maestro fin dall'inizio, addirittura il maestro della conoscenza una volta disse: il maestro della conoscenza che libera gli esseri umani era su questo pianeta quando ancora l'essere umano non c'era. E se questo non risulta con la storia che ci hanno insegnato a scuola, va perfettamente bene,
perché ci dicono solo delle cose che ci confondono. Ma il cuore non si confonde, il cuore non arriverà mai a dire sì, va bene, d'accordo, c'è tanta merda, ovunque guardo c'è merda, mi faccio piacere la merda. No, al cuore la merda, la falsità, il non vero non piacerà mai e non l'accetterà mai, a differenza della mente che invece è sempre disposta a fare compromessi. Per cui il gioco nella vita è rimani integro, scegli il no o il sì in base a quella che è la tua consapevolezza per avere il meglio di te, cioè la pace. Ognuno di noi si risponde da solo. Questo è il pannello che io spiego in base alla mia conoscenza, che quando sarò in grado di poter realizzare con le sue resistenze, oltre al calore fisico che può scaldare il nostro ambiente, può scaldare anche la nostra sete di informazioni attraverso i simboli, perché i simboli non vanno mai spiegati, anche se io l'ho spiegato un po', non vanno mai spiegati perché trovate che lo spieghi un simbolo è come se un po' lo stuprassi, perché ognuno di noi ha una sua comunicazione di fronte al simbolo, che non parla mai alla nostra intelligenza, alla nostra cultura, ma parla al nostro istinto. E prima o poi tutti i fili si riallacciano e la ghiandola pineale ritorna libera di essere in contatto con il tutto di cui tu, io, ognuno di noi fa parte. Il prossimo video che presenterò sarà quello sul trionfo del Caravaggio. Avrò meno da dire che su questo, però aspettando che mi arrivino i materiali che posso scoprire dove acquistare le resistenze, mi appello a qualcuno che possa darmi una mano. Per il momento è tutto. Vi saluto e vi auguro buon Natale che fra 5 giorni ci sarà. Ciao a tutti.